Ciao ragazzi, prima che inizi il video volevo andare a salutare alcune persone che mi hanno chiesto di essere salutati sotto al mio penultimo post su Facebook, quindi andiamo a salutare Simone Ferraioli, poi salutiamo successivamente Andrea Scordia, successivamente ancora Paolo Rizzuto, salutiamo Gemini Noyer Salierno, salutiamo Antonello Izzo, poi dopo Ciro Vittiello, Vince Russo e come ultima persona salutiamo Michele Barbaro Junior. Detto questo ragazzi, seguitemi anche voi su Facebook per essere salutati all'interno dei miei prossimi video quando faccio i post appunto su Facebook. Detto questo, il like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e buona visione. Ciao ragazzi, sono ben tornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo tornati qui finalmente con un nuovo video. E questo oggi ragazzi, come avrete sicuramente letto dal titolo e visto dalla miniatura, siamo qui con un video un po' particolare concernente la Champions League. Infatti ragazzi, quest'oggi il mio cane vi andrà a svelare chi sarà il vincitore della Champions League 2017. O meglio, quest'oggi il mio cane vi andrà a svelare chi passerà il turno tra Real Madrid e Atletico Madrid. Dunque, il mio cane semplicemente andrà a fare una predizione, come per esempio fece il Polpo Paul nel 2010 ai mondiali, appunto, su chi passerà il turno tra Real Madrid e Atletico Madrid. Prima di spiegarvi come andrò a fare appunto questa cosa qua, prima di tutto vi invito a passare dal link in descrizione del canale di Sickwolf, che è diciamo il creatore di questo video dal quale io appunto ho preso spunto. Inoltre ragazzi, volevo anche dirvi che se questo video raggiungerà i 60 mi piace entro domani sera, vi caricherò anche il pronostico appunto sempre del mio cane per la partita Monaco-Juventus, o meglio, vi caricherò il pronostico appunto su chi passerà secondo il mio cane tra Monaco e Juventus, e inoltre ve lo potrei portare anche appunto per la finale, sempre se appunto questo genere di video vi piace. Adesso ragazzi vi spiego appunto come andremo a fare questa cosa, meglio come farò a fare dare il pronostico al mio cane appunto su chi passerà il turno tra Real Madrid e Atletico Madrid. Semplicemente qua sotto di me ci sono due piattini, uno corrisponde a Real Madrid e quindi ci ho messo lo stemma del Real Madrid, l'altro corrisponde al piattino appunto dell'Atletico Madrid e quindi ci ho messo lo stemma del Real Madrid. All'interno di ognuno di questi due piattini ci sono due pezzettini di prosciutto e appunto io terrò là il mio cane pronto e poi dopo gli darò il via per fargli semplicemente andare a mangiare i pezzettini di prosciutto e il pezzettino di prosciutto che mangerà e dunque corrisponderà al piattino o del Real Madrid o dell'Atletico Madrid, sarà la squadra appunto che secondo il mio cane passerà il turno. Quindi niente ragazzi, detto questo, io non ho nient'altro da dirvi, andiamo dentro con il video. Andare a chiamare il nostro bellissimo cane Labrador e andiamo appunto a vedere quale delle due squadre secondo lei passerà il turno. Yuma, vieni, vieni, vieni. Yuma, vieni. Arriva. Atletico Madrid, ragazzi miei, ha preso per prima quello dell'Atletico Madrid. Stava andando sul Real Madrid, quindi potrebbe darsi che magari l'andata la vinca il Real Madrid, ma poi dopo ha deciso di mangiare per primo quello dell'Atletico Madrid. Dunque, secondo lei, il turno lo passerà all'Atletico Madrid. Bellissimo, bellissimo pronostico del nostro cane. Dicono di me che non so fare un cazzo. Dicono di me che non so fare rap. Ok ragazzi, io spero che si sia visto appunto che questo qua era il piattino dell'Atletico Madrid e questo qua è il piattino del Real Madrid. Comunque se avete visto che ha aperto, ha mangiato prima il piattino di destra, quindi è quello dell'Atletico Madrid. Quindi secondo lei passerà all'Atletico Madrid. Detto questo ragazzi, io vi invito a vedere anche il video di domani e ovviamente a lasciare un like a questo video se vi può piacere. E niente ragazzi, qui da Ben è tutto, noi ci becchiamo prossimamente con un nuovo video. Sayonara. Sorrido perché tanto frate me ne sbatto. Rimango solamente qui con i miei fra. A noi non frega un cazzo, viviamo questa vita un po'